È stata inaugurata a Bitonto, all'interno del Torrione Angioino, la prima mostra personale dell'artista Nicola Liso. Patrocinata dal Comune di Bitonto, la mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 30 settembre. Saranno esposte le opere che Lison, come si firma solitamente, ha realizzato nel corso della sua vita. Un'ampia produzione artistica, rimasta inedita per anni, nascosta in un piccolo locale a ridosso di Lama Balice. Un locale che per l'artista rappresenta un piccolo grande rifugio creativo. Ogni anno è cambiato lo stile e il soggetto dei quadri che ho fatto. Non c'ho uno stile particolare e definitivo. Ma io principalmente dipingo perché mi sento bene quando dipingo, perché mi scarico tutta la tensione del lavoro e le ansie e probabilmente pure un po' di depressione, perché dipingere è una cosa bella, ti fa stare bene. Ma penso che più che vederle, che sarà uno stimolo per altri giovani come me, a iniziare un discorso pittorico, perché effettivamente, come ho detto prima, fa molto bene alla salute. Nato a Bitonto nel 1950, Nicola Liso ha mantenuto una passione per l'arte sin da giovane, quando fu allievo della gloriosa scuola comunale di disegno che un tempo educava alla bellezza tra i vicoli della città vecchia. Era necessario che questa struttura potesse essere fruita come spazio espositivo, essere messa a disposizione della collettività, dell'intera comunità. E quindi abbiamo colto l'opportunità di questa iniziativa di Nicola Liso di poter esporre le proprie opere e ancora una volta quindi questo contenitore aperto al pubblico, aperto alla cittadinanza, aperto ai tanti forestieri che stanno apprezzando sia i vari spazi espositivi, le opere che vengono esposte in questa struttura, ma anche la possibilità che viene data a tanti di conoscere proprio questo immobile, questo nostro gioiello del nostro territorio.